Gentile pubblico, amici appassionati di futsal, buon pomeriggio e benvenuti dal Pala Kilgur in Ariccia, che si fa cornice del 18° appuntamento con la Serie A2 nazionale di futsal a scontrarsi Cioli Ariccia e Real Dem. Allora si comincia adesso, inizia Cioli Ariccia Real Dem. Per Marino che non riesce a mettere la zampata, bello il suggerimento partito dal destro di Lucas Visonan. Allora dicevo, Cioli 29, Eur 31, Academy Pescara, Futsal 32, poi Tombesi 34, Hornets 35, intanto Bertolini si fa strada, va dentro da Visonan che non riesce però a calciare, poi vuole lo scarico, occhio perché salta la marcatura, Patrice si fa superare, Festa davanti la porta, la stringe troppo e non riesce a trovare il gol. Azione pericolosissima della Real Dem, intanto trattenuto Bertolini, si continua a giocare, Marino. Ha rischiato tantissimo la squadra di Rosigna, Potric, lo scarico ancora per Giovanni Bertolini che vuole il dribbling e poi lo scarico, Marino si muove davanti il compagno, l'assist di Visonan per Potric che sfiora la traversa, poi il mancino va alto. Festa la Real Dem, poi con Potric la Cioli Ariccia, intanto prime rotazioni nella squadra di Rosigna, prima entra Potric. Adesso dentro Johnny e Teruglia, eccolo qui subito il numero 80 con spazio, vuole il mancino! E praticamente gli sono bastati 5 secondi per mettere a referto il gol che vale l'1-0, passa la Cioli dopo 5 minuti di gioco con la marcatura di Johnny. Visonan, tratto Jacobucci che calcia con deviazione, il pallone si stampa sulla traversa. Semplicemente si è portato fuori il pallone il numero 10 di mister Della Valle, allora si riprende con l'iniziativa della Cioli, eccolo qui Johnny, lui ad aver sbloccato le marcature dopo 5 minuti, prova a dribblare ancora Johnny, il pallone dentro, combinazione con Teruglia, poi il mancino, ancora Johnny per il 2-0 della Cioli Ariccia che dopo 8 minuti di gioco raddoppia con la seconda marcatura del paraguayano, 2-0. Quasi per girare la boa questi primi 20 effettivi, non che il timeout chiamato da Della Valle abbia aiutato particolarmente, intanto Jacobucci ancora a liberare il mancino, ancora leva momento del giovane estremo difensore Marino, va subito da Popa, van gol anche Popa per il tris della Cioli Ariccia dopo 9 minuti di gioco circa. Mette in porta il terzo la squadra di Rosigna con Popa. Ci siamo lasciati alle spalle altri 10 da giocare, 3-0. Storia abbastanza definita al Pala Kilgur. Intanto Rucco, pallone verso Zaffiri, spalle alla porta, sempre il numero 10, deve restituire all'ultimo al capitano che sbaglia tutto, un passaggio eseguito con un po' di sufficienza, Marino, che controllo di Marino che poi non riesce però a superare l'estremo difensore. Sotto gli occhi del direttore di gara, sotto gli occhi di Cosimo Di Benedetto, ancora Cioli con Visonan, prova a calciare, poi il pallone arriva in zona Bernoni che preferisce accontentarsi del corner, torna dentro Giacchini, un'altra presenza fissa dell'under 19 della Cioli Ariccia. Lui che invece l'esordio lo aveva già fatto in Serie A2. Visonan si butta dentro Bernoni che non riesce ad andare in gol da qualche minuto a questa parte, che Battisti è diventato spettatore aggiunto della partita, intanto Cioli con Johnny Franco Ferreira, fortunato col pallone che ritorna nei suoi pressi, ma poi Real Dem che trova l'uscita, occhio alla possibilità per Damiano, sbaglia tutto, colpisce male con il mancino. Doveva fare di meglio qui il numero 11. Occhio a Johnny, le finte, riesce a passare, ancora Johnny, mette a sedere il portiere e poi non riesce a trovare Marino. Per la Cioli torna dentro Gustavo Teruglia al posto di Bernoni che riceve subito le indicazioni dal suo tecnico. Eccolo qui Johnny, bella l'imbucata per Teruglia, vuole Marino, non c'è spazio per calciare, forse neanche per andare in dribbling, allora Teruglia! Come la incastra Gustavo Teruglia che fa poker per la Cioli. Questo pallone ora affidato a Teruglia. 1,50. Scusate, Popa.
o ancora Jacobucci, ovviamente non ha necessità di forzare. Laccioli, Popa, questa gliela porta via, vediamo se riesce a trovare la ripartenza. Bello sprint, poi il pallone messo dentro, è in ritardo all'appuntamento con il gol Emanuele Taddeo. Suona la sirena, arrivano i due fischi del direttore di gara, le due squadre possono andare a riposare. Sul parziale di Cioli e Riccia 4, Real Dem 0. Arriva adesso l'ok per il principio dei secondi 20 effettivi. Martellino, lo scontro di Coppa Divisione, semifinale contro i siciliani della Regalbuto, dunque sicuramente proverà e doserà un po' le forze dei suoi under 23, mister Rosigna. Intanto occhio perché si fa portare via il pallone Zaffiri da Visonan, che guida la ripartenza. Visonan accompagna il pallone, lo affida poi a Teruglia, che praticamente colpisce sul secondo palo Bertolini, così il gol del 5-0 della Cioli di Giovanni Bertolini. Damiano a portare disturbo, qui combinazione fra Visonan e Potric che non si chiude come avrebbe dovuto, e allora saranno ancora gli abruzzesi a poter rimettere in gioco il pallone. Vediamo se questa volta imparerà dai propri errori Zaffiri. È già partito il conteggio, pallone per Leva che controlla male, alla fine riesce comunque a rilasciare la sfera e a far passare il pericolo. Occhio al pallone alzato per Festa, controlla col ginocchio e calcia Argenti a martellare con Bernoni che va dentro. Stavolta ci pensa Rucco a chiudere. Pronto Marino ad andare dalla bandierina immaginaria. La combinazione con Giacchini, intanto è tornato dentro anche il numero 33, occhio perché Johnny si stacca, va a calciare e mette dentro il gol che gli consentirà di portarsi il pallone a casa. È tripletta per Johnny, soprattutto è 6-0 per la Cioli. 12 minuti e 30 secondi all'epilogo del match. Festa, buono il break, avanza Festa, Johnny gliela porta via, occhio alla ripartenza Johnny e Marino, il pallone per Daniele Marino, gran parata di Leva. Johnny prova a sfidare, passa il numero 80, va con la punta e spacca il palo. Premia Rucco che non riesce poi a farla passare, poi fallo di Taddeo su Giacchini. Per l'arbitro si può fischiare fallo piuttosto che far giocare, ovviamente per via del vantaggio. Ancora Cioli, Johnny, la combinazione con Marino, bello il tocco al pallone, poi Marino, eccolo qui il gol di Daniele Marino che fa 14 in campionato e fa 7-0 per la Cioli. Posizione Argenti, non è riuscito comunque ad inquadrare la porta. Ora Johnny, le finte del numero 80, prova a sfruttare il blocco di Potric, ancora Johnny, poi l'assist per Popa che piazza il mancino. Stavolta è impreciso l'intervento di Leva che dà il contributo all'ottava marcatura della Cioli, doppietta per Popa, 8-0. Potric, combinazione con Popa, poi pallone a Jacobucci, 6-23. Occhio a Popa, vediamo se prova a puntare, se ne va il numero 19, prova il controtunnel, grande conclusione ma grande parata di Leva che salva l'angolino. E poco di più all'epilogo del match. Festa, Zaffiri, ovviamente continua ad arrembare in pressione la Cioli, Zaffiri non riesce a passare su Popa, pallone per Marino, un po' scomodo da controllare, Marino deve giocare ancora indietro per Bertolini, palo 2, 2006 quest'oggi in campo per mister Rosigna, sono Bernoni e Giacchini, intanto pallone per Marino che fa 15 in campionato, fa 9-0 per la Cioli a 4 dalla fine. Ancora Marino, fischia l'arbitro, Popa molto forte verso la porta ancora una volta con la complicità di Leva, pallone che finisce in fondo al sacco, certo la conclusione molto potente. 10-0 Cioli. Suona la sirena, 10-0 fra Cioli Ariccia e Real Dem e 3 punti per gli ariccini. E allora siamo con Walter Potric al termine di Cioli Ariccia Real Dem. Walter, oggi
risultato netto, una partita che già dalla vigilia insomma sembrava già indirizzata. È stato così? Ti chiedo proprio due parole sullo scontro. Allora, buon pomeriggio a tutti innanzitutto. È stata una partita, diciamo, semplice sulla carta. Le partite non sono mai semplici, vanno sempre giocate, e abbiamo permesso di metterla in discesa, in tranquillità, e è andata molto bene. Allora, ovviamente poco da dire su questa partita, più da dire sull'ottimo momento che sta passando la Cerovic. Ha collezionato la quinta vittoria consecutiva, settimana avrete lo scontro semifinale di Coppa Divisione, insomma raccontaci un po' il momento che sta vivendo la squadra. Ah sì, il momento è un buon momento, veniamo da 5 partite di fila vinte, quindi abbiamo fatto 15 punti, che sono tanti, e abbiamo perso qualche punto per strada a inizio anno, che un po' ci pesa in questa parte della stagione, ma ancora ci sono delle partite fondamentali e dobbiamo recuperare. Perché avete dimostrato di poter vincere contro tutti, anche battendo la capolista. Allora, abbiamo parlato invece della Coppa Divisione, ovviamente competizione riservata agli Under 23, tu non parteciperai, ma che consigli puoi dare tu e altri giocatori esperti come te ai giovani ragazzi che invece si andranno a giocare la semifinale? I ragazzi dell'Under sono in condizione e hanno una grande chance, perché ci sono, come dici tu, queste partite, che è una semifinale di Coppa che non capita tutti gli anni, quindi i ragazzi la devono prendere proprio ogni partita come una finale, devono dare il massimo, perché come dicevo se ne giocano poche durante la carriera di queste partite. Sicuramente a loro un in bocca al lupo. Un'ultima domanda personale per Patrick, oggi è rientrato dall'infortunio, un rientro soft, lo possiamo definire così, insomma raccontaci un po' la tua condizione. La mia condizione, rientro da una settimana e ormai sono over 30, diciamo, quindi mi devo gestire, devo cominciarmi a gestire, non ho più 20 anni di fare tutti gli allenamenti e le partite a 3.000 come facevo a 20 anni, quindi piano piano la squadra mi sta mettendo nelle migliori condizioni per rientrare, il mister, il preparatore atletico Gabriele, quindi sono sereno, sono contento. Allora, meglio così, grazie ancora, complimenti a Walter Potrick, a tutti i suoi compagni, un grande in bocca al lupo anche per la partita di settimana prossima, grazie Walter. Grazie a te, ciao a tutti.